3, 2, 1. E benvenuti qui al Teatro Portaportese, dove continua il nostro corso Voce da Speaker. Ecco i miei allievi, ciao! Ciao! Oggi è una lezione molto molto interessante, una lezione che è tutta quanta incentrata sul timbro di voce. Ebbene sì ragazzi, dovete sapere che noi abbiamo un timbro di voce che dipende molto da come impostiamo la nostra voce in base a come utilizziamo il diaframma. E quindi ditemi ragazzi, quante categorie di timbri di voce abbiamo? Quali sono le tre macro categorie? Quella di petto. Ok, maschera, la voce di petto. Quindi qual è? Maschera, petto, maschera e testa. E testa, siete d'accordo? Sì. Ok. Quindi perciò abbiamo tre timbri di voce. Abbiamo una voce di petto, una voce che invece è in maschera e quindi è quella che viene definita la voce di mezzo, middle voice, e poi abbiamo una voce di testa, così. Bene, allora abbiamo fatto degli esercizi, vero ragazzi? Sì. Abbiamo fatto degli esercizi e in questi esercizi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ciascuno di voi ha un timbro di voce. Facciamo un piccolo check. Allora, che timbro di voce è stato diagnosticato? Tu, Francesca? Io ho una voce che è a metà tra una voce di maschera e una voce nasale e di testa. Va bene, perfetto. Tu, Svetlana? La mia sembra in maschera, quindi potrei dire che... Che sei... Sei a posto. Sono a posto. Va bene, però anche un po' nasale, ricordatelo. Okay. Sì, purtroppo. Vai, Domenico. La mia erroneamente è un po' di gola e di testa. E di testa, e quindi perciò ogni tanto devi evitare di fare. Perfetto. Allora, continuiamo il nostro check a proposito di che tipo di timbro di voce hanno i miei ragazzi. Ecco un ragazzo un po' cresciuto. Beh, Alberto. Che... Alberga me almeno tre ragazzi. Non è... vabbè, sai, siamo sempre ragazzi. Fino a 50 anni siamo ragazzi. Ecco, per quello ho superato. Vabbè, non lo dire, dai. Ci sono le tue fan qua. È vero, Svetlana? Sì, sì, è giovanissimo. Nascono delle nuove coppie qua. C'è una love story. Zitto. Non lo diciamo, non lo diciamo. È vero, Svetlana? C'è la fila. La mia coda. La mia dovrebbe essere di petto, ma anche di maschera, e me la cavo sembra bene anche di testa. Però vado sul rauco, vado troppo giù. Esatto, sei un po'... Se vado in cantina. Sei un po' Franco Califano. Califano, hai 4. E quello è fighissimo. Ok, perfetto. Allora, continuiamo. Abbiamo la nostra Francesca Jones. Dunque, Francesca, invece tu che tipo di voce hai? La mia è di maschera, però tende verso l'alto, giusto? Ok, quindi è in maschera, che è quella che ci serve di più. In questo momento la middle voice e tende verso l'alto. Perfetto. Quando abbiamo fatto il check stamattina? Stamattina. E come l'abbiamo fatto questo check? L'abbiamo fatto provando con la A. Con la A, e quindi perciò... Quindi dal basso verso l'alto. Quindi dalla voce di petto, voce media, in maschera, maschera e poi voce... E quella di testa. Perfetto. Brava Francesca. Grazie. Eccoli qua, Salome. Ciao. Allora, ciao. Come va? Dici tutto. Allora, che tipo di voce hai? Di petto. Di petto. Quindi perciò hai una voce profonda. Tu hai una voce bella, profonda, radiofonica, Sì. Sì, hai un timbro di voce sostenuta. Però, nello stesso tempo, dobbiamo esercitarci a salire. Ok, sei pronta? Certo. Perfetto. Tutti quanti insieme, siete pronti? Sì. Certo. Che entusiasmo, che entusiasmo. Evviva, 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 evviva. Bene, continuiamo a sperimentare la nostra voce e quindi stiamo alla ricerca del nostro timbro di voce ideale. Vi ricordo che la voce nel parlato, che è più utile, anche quella più suggestiva e quella che dobbiamo imparare a fare, è una voce in maschera, quindi la cosiddetta middle voice o voce di mezzo. Perché vi ricordo che solitamente esistono tre macro categorie di timbri di voce e quindi partiamo dalla voce di petto. Poi c'è la voce, quella media, che e poi c'è la voce di testa. Io ho sempre voce di petto, quindi è difficile. Ok.
C'è chi però ha dei difetti perché utilizza molto la voce di gola. C'è questo effetto un po' così, un po' l'effetto alla Franco Califano, anche un po' alla Vasco Rossi. Ok. Poi c'è la voce di naso. La voce di naso, questa è molto fastidiosa, dobbiamo cercarla di evitarla. Dobbiamo invece concentrarci sulla voce in maschera, e quindi sulla voce che viene espressa nella parte centrale del nostro volto, e quindi si chiama voce in maschera proprio perché la voce in questo caso va a risuonare nei seni paranasali, e quindi perciò all'altezza degli zigomi, appunto come se indossassimo una maschera. Adesso con i miei magnifici allievi proviamo proprio a sperimentare le varie intonazioni, la gamma vocale, la gamma dei timbri vocali, partendo dalla chest voice, quindi dalla voce di petto, per poi risalire attraverso la voce di mezzo, la middle voice, per arrivare alla head voice, quindi perciò alla voce di testa. Perfetto, comincio con Francesca. Tu parti da un timbro di voce, come l'ho chiamato, allora tu parti da un timbro di voce in maschera, che però ogni tanto diventa un po' nasale. Esatto. Ok. Quindi adesso dobbiamo lavorare con la voce di petto, dobbiamo salire qui nei seni paranasali e poi dove alla voce di testa per individuare le tre modalità, ok? Allora, cominciamo. Partiamo da una più bassa. E adesso vi presento uno dei miei allievi, il quale è l'unico forse che non conosce proprio la zona di comfort, perché lui vive sempre in una zona di scomfort, giusto? Occorre, sì, sì, sì. Praticamente è un po' una sorta di, no, come dire, o faccia tosta, si dice in la faccia tosta napoletana, ma è calabrese. È quello che ci vuole. È quello che ci vuole. Dobbiamo avere sprint, eccetera, sì, eccetera. Sì. Poi lui lavora per radio, quindi stavolta finalmente si trova in video. Sì. Bene, allora Domenico, tu hai un tipo di voce che è molto di gola, mm-hmm. e quindi tu sforzi molto la gola, sì, qua. Sì, parecchio. Parecchio, però poi hai anche una voce che si pone in questa zona qui, mm-hmm. però poi tende a essere di testa. Mm. Quindi praticamente tu passi da una voce di gola, mm-hmm. e sali direttamente a una voce di testa. Quindi fai, voglio fare che... Ma poi... Sì, esattamente. Così. Quindi che dobbiamo fare? Noi dobbiamo cercare invece in tutti i modi di equilibrare, esatto. Esatto, e quindi perciò di cercare quella che viene definita la voce in maschera, ok? La middle voice, voce mm-hmm. di mezzo. Perciò allora anche noi proviamo con la A a fare dei vocalizzi che ci consentiranno di fare tutte le escursioni, quindi tutte le intonazioni dal basso verso l'alto, e quindi partendo dalla voce di petto. Di nuovo. Ricordarci di fare è che quando facciamo questo vocalizzo dobbiamo il più possibile mantenere costante il volume dell'aria, e quindi perciò ci appoggiamo sul diaframma, nell'emissione dobbiamo essere costanti, quindi il volume deve essere sempre uguale, controllato, sì, sì, omogeneo, ok? Mm-hmm. Quindi non dobbiamo evitare di fare invece facciamo sempre quindi non aumentiamo di volume ma rimaniamo costanti. Allora, prego, 3, 2, 1. Quindi stiamo dalla voce di petto, stiamo salendo fino alla voce di testa, e poi dopo la voce di testa ritorniamo giù passando per la voce di mezzo. Estensione, poi dopo c'è la voce in falsetto che dobbiamo cercare, dobbiamo evitare di fare, Domenico, okay, va bene, grazie Domenico. Ciao, grazie, andiamo avanti con i nostri esercizi qua per imparare il timbro di voce. Chi si offre? Francesca Jones. Proviamo.
Abbiamo, articoliamo bene, siamo, apriamo la mandibola, altrimenti non escono bene le vocali, quindi Ok, perfetto. Bene, grazie Francesca. Ciao. Ciao. 3, 2, 1. Eccomi, sono con Salomè. Ciao Salomè. Ciao Gianluca. Bene, adesso stiamo sperimentando sempre i nostri timbri di voce. Salomè ha una bella voce di petto, una voce molto poggiata sul diaframma e quindi una bella voce radiofonica. Vero Salomè? Così mi hai detto, così io mi affido a te. Va bene, va bene. Non posso giudicare. Lei si è, fai male a affidarti, va bene. Comunque no. No, scherzo. Sicuramente la sua è una bella voce profonda. Ora però da qui dobbiamo cercare di risalire per poter utilizzare anche le altre tonalità, per poi arrivare anche alla voce di testa. In realtà a noi ci serve questa voce intermedia, questa voce middle voice, voce di mezzo, perché quando tu acquisisci la padronanza di questa voce di mezzo puoi gestire sia le tonalità più basse e anche quelle più alte. Quindi hai il controllo di tutte le estensioni della tua voce, parti da qui, però puoi andare a prendere giù e puoi salire sopra. Questo per rendere la tua voce più interessante, suggestiva, cambiando tonalità. Quindi quando parlerai in pubblico sarà molto utile utilizzare questa voce e poter sfruttare le parti di sopra, ma soprattutto la parte bassa, che quella di petto è più interessante. Un bel respiro. Ultima. No, perché deve esercitarsi con le note più alte, però se puoi lavorare per radio sei già pronta, perché comunque la tua voce è un po' da Radio Monte Carlo, Radio Monte Carlo, no, quelle musiche soft. E continua la nostra lezione sul timbro di voce, ora stiamo sperimentando con i ragazzi quali sono i tre timbri di voce, che vi ricordo, quali sono, timbro di voce, quale può essere? Petto, bene, quindi concentrato qui. Poi l'altro può essere maschera, la voce di mezzo, che è quella che ci serve di più, e poi testa. E quella di testa, va bene? Quindi fatemi un esempio, datemi una nota con la voce di petto. Bene, datemi una nota con la voce di mezzo, con la voce in maschera. Un po' troppo profonda, fatela un po' più allora, quindi quella di petto, poi e adesso la voce di testa. Quanto siamo stonati, aspettate, ma che cosa stiamo combinando? Allora. Ok, quindi saliamo e poi scendiamo, quindi. Sempre di essere costanti nel volume, quindi non alziamo troppo, cioè quando alziamo non tendiamo a
aumentare di volume, ma siamo sempre costanti. Il diaframma si deve appoggiare e quindi deve sospingere l'aria. Qual è il segreto per avere una voce ben impostata e anche gradevole da sentire? Che attraverso il diaframma dobbiamo gestire l'aria che passa attraverso le corde vocali, che funzionano un po' da filtro, e quindi le corde vocali vibrano al passaggio dell'aria. Se noi gestiamo questo passaggio dell'aria nella maniera giusta, in maniera uniforme, possiamo mantenere lo stesso volume di voce, che è proprio quello che richiede l'esercizio. Quindi, ultima volta. Bene, un bel applauso. Evviva! E anche oggi ci siamo portati a casa una bellissima, una nuova conoscenza di noi. Abbiamo imparato qual è il nostro timbro vocale, come migliorarlo. Adesso mi raccomando, fate i compiti a casa, eh? Bene, che entusiasmo. Quando assegno gli esercizi. Sì, guarda. Quando assegno gli esercizi sono tutti entusiasti. Va bene, vi perdono. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.